La fattoria didattica, Pompieropoli, l'educazione stradale attraverso il gioco, castelli gonfiabili, ginnastica artistica, una distesa di mattoncini Lego per realizzare costruzioni di fantasia, oscure caverne, tutte da esplorare, giocattoli realizzati a mano. Sono solo alcuni degli ingredienti che costituiscono la due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie allestita alla Fiera di Faenza per l'edizione 2015 dei Baby Days, in programma fino a domenica sera. Una fiera che oltre al gioco nasconde molto altro. Dottore, lei oggi sarà ospite qui ai Baby Days con una relazione, parlerà di alimentazione, che cosa dirà ai genitori? Ma guardi, io dirò che nella pratica di tutti i giorni ormai abbiamo visto in questi 20 anni che l'alimentazione è fondamentale per la cura dei bambini, non solo per farli crescere meglio e più sani, ma soprattutto per ridurre anche le medicine, i farmaci, gli antibiotici che normalmente si usano e si abusano un po' troppo. E credo che sia molto importante anche per l'ambiente, perché curare i bambini è l'unico modo, a mio parere, per salvaguardare anche l'ambiente, perché soltanto se riusciremo a tirare su dei bambini che abbiano una cultura del biologico, ma dell'energia in generale, della salute, che siano bambini che riescano a investire nella salute e a capire che solo il rispetto dell'ambiente potrà aiutare veramente noi adulti a vivere meglio, ecco, soltanto se capiremo quello, secondo me capiremo l'importanza di curare i bambini in una certa maniera, e l'alimentazione come lo stile di vita sono fondamentali. Qui a Baby Days si mostrano anche le camere da letto per i bambini, ma non sono camere normali. Cosa hanno di particolare? Il particolare è che tutti quanti i prodotti che compongono questa camera sono tutti bioecologici, quindi parliamo di legno con trattamenti oli e cere naturali, parliamo di pitture e vernici sempre bioecologiche e naturali, parliamo di tessuti non trattati con schifezze ma bioecologici e naturali, cioè tutto quello che compone la cameretta è fatta con criteri di questo genere. Da cattolica, per insegnare ai bambini ad andare sugli skater, sulla tavola, come funziona l'approccio, il primo approccio dei bambini alla tavola? Allora, il primo approccio praticamente lavoriamo con le tavole senza ruote, facciamo un po' di equilibri sui cuscini che vengono utilizzati nell'indoor board, e poi proviamo le prime andature con lo skate con le ruote. Okay. Chiaramente sempre sotto la nostra sorveglianza, e sono i passaggi principali, perché un bambino che tenta di andare con lo skate si fa male le prime volte principalmente, poi se supera quella indenne poi va avanti dei mesi a giocare, a tentare trick e via. Che cos'è Music Together? Allora, Music Together è un programma di educazione musicale internazionale che è nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 80 e che si è diffuso abbastanza velocemente, diciamo, in tutto il mondo. Come funzionano questi corsi di musica per famiglie? Il principio fondamentale è che i genitori partecipano con i bambini, anzi, i genitori sono i primi che sono invogliati a cantare e a ballare con noi. Quindi è un ambiente di apprendimento cosiddetto non formale, cioè il bimbo in realtà è libero di fare, di stare a osservare, di prendere o non prendere le informazioni che sono, insomma, le informazioni musicali, diciamo, all'interno della classe, e invece i genitori, ecco, sono quelli che cantano, fanno la parte da leone, anche perché abbiamo visto, è un metodo che si fonda sulla ricerca, su una ricerca, diciamo, ormai decennale, e si è visto che il bimbo è molto più invogliato a partecipare quando è la figura di riferimento, cioè il genitore, a farlo per primo. Diciamo che questi corsi sono rivolti a famiglie con bambini da 0 a 5 anni, quindi si tratta anche di bambini molto piccoli, e quindi è ancora più evidente e importante il fatto che il genitore ha un ruolo di modello e che la sua presenza garantisce la serenità e la ricchezza del setting delle nostre lezioni. Questa mattina ha tenuto una conferenza nutrizione a colori, come bilanciare la nutrizione per i bambini. Esattamente, la nutrizione è parte dalla scienza della nutrizione, una area sanitaria, perché la scienza della nutrizione è una parte della medicina nel quale si studia la componente nutrizionale e molecolare del nutriente.
questa scienza deve incontrare le esigenze naturali di una persona, quindi il benessere e la salute e la natura, quindi tutto quello che è l'alimento biologico, l'alimento chilometro zero, quelli che sono anche la sostenibilità di un alimento, quindi gruppi d'acquisto, quindi trovare il MEZ, l'incontro tra la scienza della nutrizione, questa nobile area medica, e la pratica quotidiana, perché non si può calcolare una dieta come calorie, vitamine, ma l'alimentazione è a colori, quindi naturalezza, semplicità, e alimentiamoci con un sorriso, dando la gioia del momento conviviale che è il pasto, quindi dal bambino alla donna adulta, allo sportivo, cerchiamo di avere una visione di un'alimentazione aperta, serena, in contatto con noi stessi. Federico Lega per Faenza Web TV.